Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi dell'emozionante puntata di Verissimo dedicata ad Amici 2024, che ha regalato grandi emozioni agli appassionati. Tutti i ragazzi più iconici della stagione si sono raccontati nello studio di Silvia Toffanin e tra di loro c'era anche Petit, arrivato ad un passo dallo scontro finale. Petit ha raccontato di essere un po' stanco a causa delle tante date e del poco sonno a cui è abituato, ma ha sottolineato quanto sia bellissimo vivere tutte le emozioni e il supporto delle persone che gli sono vicine. È un'esperienza incredibile che ti fa sentire davvero speciale. Durante la puntata, Petit ha parlato della sua famiglia, in particolare della sua amata nonna che è stata fondamentale nella sua vita, sia dal punto di vista umano che artistico. Ha raccontato con gioia che sia sua madre che suo padre sono felicissimi e lo considerano il loro orgoglio. E sapere che si sono riavvicinati da quando è entrato ad Amici lo ha emozionato molto. Petit ha condiviso con Silvia Toffanin un momento intimo, parlando della sua passione per la musica e di come da piccolo si vergognasse un po' di ammetterla. Tuttavia, grazie al sostegno e all'amore dei suoi genitori, ha avuto il coraggio di seguirne il suo sogno. Gli hanno insegnato l'importanza dell'umiltà, della solarità e della disponibilità, e questo si riflette nella sua personalità artistica. La presenza della nonna è stata fondamentale per Petit sin da quando era piccolo, tanto che è stata lei a inventare il suo nome d'arte. Passare del tempo con lei al parco e sentirsi accudito quando i genitori erano impegnati ha contribuito a plasmare la persona e l'artista che è oggi. Petit è grato per tutto ciò che ha imparato da lei e sa che lei sarebbe felice di vedere i successi che ha raggiunto. L'esperienza ad Amici 2024 è stata per Petit una sorta di rivalsa rispetto alle difficoltà del passato vissute con la sua famiglia. Ha trovato il coraggio di mostrare la sua vera passione e di essere se stesso, ricevendo il supporto e l'affetto delle persone che gli sono vicine. Ha imparato che essere umile e autentico è fondamentale per un artista, e si impegna a essere sempre così. In conclusione, la puntata di Verissimo dedicata ad Amici 2024 è stata davvero emozionante e ha permesso a Petit di condividere con il pubblico la sua storia e la sua crescita artistica e personale. Spero che anche voi abbiate potuto cogliere l'importanza di seguire i propri sogni, di essere autentici e di apprezzare il sostegno delle persone che vi vogliono bene. A presto con nuove emozionanti storie da raccontare.